Parola a Gianni Cuperlo. Eccoci. Grazie. Io vi ringrazio molto di essere venuti, di essere in tanti, bello vedervi e vederci, sì. Penso che siate contenti di essere in questo teatro. Avevamo prenotato una sala un po' più contenuta negli spazi, l'aula dei gruppi, molto bella, molto elegante, ma insomma ci stavamo un po' più stretti. E invece altri amici, compagni stanno arrivando, quindi è il primo segno che forse c'è voglia, c'è bisogno di discutere. E non so se siete mai entrati in questo teatro, molti di voi non sono romani, è un teatro molto bello, è un teatro classico, teatro Ghione. Io l'ho conosciuto qualche anno fa perché venni qui un pomeriggio di domenica perché volevo vedere, non per l'ultima volta, ma insomma certo l'età rendeva anche più urgente questa presenza. Sono venuto qui a vedere per l'ultima volta sul palcoscenico qui dietro Arnoldo Foà che recitava sul Lago Dorato, aveva 94 anni e si muoveva con fatica, uno dei protagonisti della cultura italiana, del teatro italiano, un antifascista, ha fatto la Resistenza, un uomo straordinario. E poi un teatro bello, il Teatro Ghione, perché sta in un posto magico di questa città, che è magica in sé, insomma. Da poco più di un anno l'inquilino che è venuto ad abitare qui di fronte è una delle più belle cose che poteva capitare a Roma e all'Italia, e non solo a noi. Io credo che questa giornata sia un'occasione preziosa per vederci, come avete detto voi, per ascoltarci, per prendere assieme qualche decisione sul dopo. E guardate, ve lo dico adesso, sarà una giornata, lo spero, ma ne sono convinto, sarà una giornata ricca, intensa e con voci diverse, alcune più esterne di quelle che ci aiutano a capire dove siamo, altre voci più nostre di chi, come molti di voi, apre i circoli, li fa vivere, amministratori che stanno in frontiere. Del resto tra un mese e mezzo si vota in 4.000 comuni, e in Abruzzo, dove l'Aquila è una ferita aperta, e in Piemonte, dove la Lega è una ferita chiusa, e dove Matteo Renzi oggi apre la rincorsa vincente di Sergio Chiamparino. Noi siamo qui, ma siamo anche con loro, siamo anche lì. Molti di noi che dovevano venire qui hanno scelto, e l'abbiamo scelto assieme, di essere lì, e non c'è nessuna polemica, l'ho detto ai giornalisti fuori, nessuna polemica. Lorenzo Guarini era stato invitato più di un mese fa, forse verrà nel pomeriggio, stamane a Torino, ma davvero, oggi è una giornata bella per la politica, per la discussione, per l'avvio di una campagna elettorale così importante. Le polemiche non sono parte di questa giornata. E poi ci saranno voci autorevoli che al Congresso hanno fatto delle scelte diverse, ma diciamocelo subito, il Congresso è alle spalle. È alle spalle e c'è un tempo nuovo che incalza. Io vorrei ringraziarvi tutti, mentre vi vedo da qui, tutti uno per uno, e non è il caso, però un'eccezione, una sola, io la voglio fare per tante ragioni. E allora si è seduto lì, ma insomma grazie a Pierluigi, perché averti qui grazie, perché averti qui è una gioia in più. Ma guardate, di solito tre mesi nella politica italiana sono poco più che un lampo, no? Sono un flash per le nostre abitudini. Invece gli ultimi tre mesi hanno cambiato molto. Ora, almeno nell'ambizione di chi guida il paese, c'è l'idea di un cambio radicale, nello Stato, nelle forme del potere, persino nel linguaggio.
E anche per questo il congresso è davvero finito e non si tratta di organizzarne la coda, c'è bisogno di altro. E io vorrei dirvi che oggi siamo qui per questo. Davanti a noi c'è un governo nuovo, nuovo in tutti i sensi, che è nato da un trauma doloroso. Io penso di saperlo, come voi. A febbraio il segretario del partito ha dichiarato esaurita l'emergenza guidata da Letta e ha indicato una diversa ragione di vita della legislatura, da agganciare alle riforme e a un programma d'urto sulla crisi, sull'economia. Noi avevamo chiesto, alcuni tra noi, molti tra noi, avevamo chiesto un rilancio del profilo e dell'azione del governo che c'era. Non è avvenuto e di fronte al rischio di uno stallo drammatico, noi abbiamo riconosciuto la volontà di chi la guida del partito aveva conquistato soltanto alcuni mesi prima. C'è chi ha giudicato quello un errore da parte nostra, di alcuni di noi, e chi un'assenza di lealtà nei confronti di Enrico. E guardate, la prima cosa può essere, perché in politica può capitare di sbagliare, anche se io non lo penso, perché quella scelta era realizzata in quel momento unicamente nell'interesse del Paese. Ma la seconda, invece, vi prego di credermi, non è una critica giusta. Perché verso Letta e quel nostro governo noi abbiamo avuto sempre, anche quando è stato più difficile, una lealtà assoluta che abbiamo anche pagato, ma non ne siamo pentiti. E da lì comunque, da quel passaggio difficile, ha preso le mosse il nuovo che abbiamo davanti ed è qualcosa che fa impressione. Perché in un pugno di settimane si sono accese, lo vedete, no? Lo sentite, lo percepite, non è solo la stampa e i telegiornali, parlate con le persone, si sono accese delle aspettative enormi che tutti noi abbiamo il compito di non deludere. Si è prodotto un consenso vasto e centrato su nuovi termini, energia, dinamismo, velocità. Il governo corre, e giustamente. E fa cose buone, a cominciare dall'intervento sui redditi più bassi. È vero, è verissimo, forse 80 euro non cambiano la vita, però se sono un decimo, poco meno, poco più del tuo reddito mensile, te la alleggeriscono un po'. E dopo anni di tagli lineari e di vacche magrissime, quella è la strada. Ora bisogna provare ad allargarla, quella strada, a renderla a più corsie. Per esempio una corsia anche per quei pensionati che in questa crisi hanno perduto un quarto del loro potere d'acquisto, e a chi è senza lavoro, e a quelli in fila alle mense popolari, sono tanti, anche in questa città, ma anche al nord, che magari in tasca sono in fila alla mensa della Caritas e magari in tasca hanno ancora una carta di credito, vuota ovviamente, come svuotate sono molte delle loro certezze. Forse ne accennerà Don Massimo, Don Mappelli, che ascolterete, un uomo straordinario che a Milano e da Milano di questa crisi non vede lo spread, ma vede la sofferenza negli occhi di troppi. E però nonostante questo il messaggio che arriva ha una forza. Guai a noi se non ce ne accorgiamo, se non la vediamo. Ha una forza, cambiare l'Italia. E farlo, e anche questa è una novità, senza un conflitto vero all'interno del Paese, ma spostando quel conflitto fuori da noi, verso un'Europa miope e cieca. Se volete, rovesciando in questo l'europeismo degli ultimi 10 o 15 anni, perché non è più la richiesta di sacrifici per entrare in Europa a testa alta. Adesso la scelta è pigiare un altro tasto, l'orgoglio nazionale contro un'Europa che ha fallito. E se volete, cambia lo slogan, ma non è poco, no? Quello di prima diceva toc toc, fateci entrare e vi dimostreremo che noi saremo all'altezza. Adesso è avete fallito e vi indichiamo noi la strada. Il punto è che solo quella famiglia socialista, ne ha parlato Roberto, che oggi è casa nostra, può rendere questa battaglia credibile. E la data è lì, è il 25 maggio, quando a decidere saranno milioni di elettori. A loro dovremo spiegare che Martin Schulz non è oggi il candidato di una nazione, per quanto forte, ma lui è il cardine di un processo democratico che è la sola barriera verso populismi generati da un collasso senza precedenti. Certo, io non voglio rubare molto tempo, è una fotografia parziale, e però, vedete, si accompagna ad una cornice culturale, e anche questo conta, perché oggi siamo qui per ragionare, dirci le cose. Se guardiamo a noi, al PD,
conta un certo fastidio per il confronto all'interno, è l'insofferenza verso le critiche quando si manifestano. Squinzi e la Camusso protestano? Ce ne faremo una ragione. Qualche firma autorevole critica l'impianto delle riforme, magari lo fa con un tono eccessivo? Non sono i professori a decidere. Ecco, lo dico sommessamente, se dovessi dare un suggerimento con grande modestia, mi permetto solo di dire che quel riferimento ai professoroni, facciamo conto sia stata una scivolata, no? Una battuta fuggita via, perché evoca stili e pratiche che non ci appartengono. E in ogni caso resta la novità, quella c'è. E ripeto, guai se non la vediamo, si rompe uno schema e l'ottica è diversa, oltre agli specialisti e gli specialismi, lo spirito è saldare di nuovo politica e bisogni, potere e società. E siccome questa è una priorità, allora anche le riforme debbono fondersi con l'umore che prevale. Ma sia chiaro, lo diciamo da qui con grande nettezza, quelle riforme servono. Per l'Italia quelle riforme sono decisive, ma servono buone riforme, buone riforme. Noi dobbiamo dirlo nel modo più semplice, il punto non è difendere il Senato che c'è, e il punto è che tu non cambi il Senato della Repubblica però, perché i senatori costano. Tu lo devi cambiare perché non risponde più. Quel tipo di Senato non risponde più ad un'architettura moderna dello Stato che abbiamo in mente, quindi ad un disegno ambizioso, che può anche prevedere un Senato non elettivo. Non è uno scandalo questo, è una posizione che abbiamo percorso anche noi nel passato, tante volte, ma devi spiegare perché, con quali contenuti, contrappesi, garanzie, perché in gioco è la democrazia. E allora io dico attenzione. Non conviene prima di tutto al governo piegare il confronto ad un conflitto impotente tra innovatori e conservatori, dove l'innovazione sarebbe tutta da una parte e la conservazione sarebbe schiacciata tutta sull'altro versante. Perché non è così, nelle cose non è così, perché migliorare le riforme è il modo più leale per aiutare il governo a fare delle riforme giuste. E in questo senso, guardate, definire una riforma blindata è una contraddizione in sé. Come la frase, si fa a questo modo oppure me ne vado a casa. Che detta così, no, scusate, ragioniamoci, che detta così, io lo capisco, è una manifestazione di determinazione e persino di coerenza. Però vedete, la forza mite della democrazia non è in questo. E di più nella capacità, nella fatica di orientare le scelte, di costruire il consenso intorno a quelle, perché poi la coerenza è un valore importante nella politica, vive nel merito. E allora, per dire, se sbagliava la destra a introdurre norme rischiose sul fronte dei diritti di chi lavora, quelle norme non diventano di colpo giuste se a proporle siamo noi. E allora io dico, discutiamo certo sulla disciplina per il mercato del lavoro, ma se diciamo che alcuni aspetti di quel decreto, accogliendone lo spirito, la finalità, la logica, vanno cambiati, non è un modo per intralciare il governo, è solo il dubbio, e qualcosa di più, che con quel tipo di soluzione possa crescere la precarietà, al di là delle intenzioni giuste e generose del ministro Poletti. Si replica, togliamo la causale perché è fonte di contenziosi, per cui meno lavoro agli avvocati e più chance ai giovani. E anche questa è una frase bella, ma forse non funziona proprio così. Forse se ad un incrocio pericoloso un certo numero di pirati della strada passa col rosso, la soluzione non è togliere il semaforo, ma mettere qualcuno che dia delle multe. Potrebbe essere una risposta più efficace. E lo stesso vale sull'apprendistato, dove non puoi togliere l'obbligo alla formazione scritta, perché senza formazione non si capisce di quale apprendistato si parla. Poi guardate, io capisco che questo è uno degli esempi dove difendere dei principi, perché dobbiamo guardare anche a noi stessi, ai nostri limiti e contraddizioni.
è uno di quegli esempi dove difendere dei principi può apparire un male peggiore rispetto al bisogno di dare lavoro a persone che altrimenti starebbero a casa. Questo argomento lo sentiamo, no? È molto efficace. Io lo capisco, ma anche qui diciamo attenzione, dico attenzione, perché dietro questo riflesso, questo modo di ragionare, c'è sempre stato il pericolo di abbassare la soglia dei diritti di chi è più debole e di farlo nel nome del suo interesse. Ti tolgo qualche diritto, figliolo, ma lo faccio per il tuo bene. Cosa c'è di più conservatore di questo paternalismo? Ed è un pericolo, guardate, scusate, è un pericolo che un grande intellettuale che ci ha lasciato presto, che si chiamava Tony Judd, ha descritto in una forma quasi letteraria, con una forzatura, perdonerete lui. Lui ha preso un pacchetto di riforme messe in campo dai governi progressisti negli anni 90 e che puntavano a ridurre la spesa sociale attraverso l'obbligo per chi cercava lavoro ad accettare un impiego entro confini certi, pena la perdita del sussidio. Poi, con una forzatura, ma non era un uomo politico, era un intellettuale, uno scrittore, poi ha paragonato quelle norme ad una legge inglese molto più antica. Si chiamava New Poor Law e risale alla prima metà dell'Ottocento. Per chi era senza lavoro, la scelta era tra un impiego a qualunque salario oppure la reclusione all'ospizio dei poveri. E ne parla Dickens, forse lo ricorderete, nei primi capitoli di Oliver Twist. E però poi, dice Judd, però poi la sinistra ha impiegato un secolo e mezzo, che non è poco, a convincere milioni di persone che la povertà non è una colpa, non è una colpa, e che si è cittadini quando un corpo di diritti non rovescia sulle spalle di chi è più fragile il peso morale della sua condizione. Allora io dico discutiamo, ma tutto sommato tra Carniti o Trentin e Sacconi non mi è chiaro perché dovremmo scegliere il secondo. E lo stesso, vedete, credo valga quando parliamo di riforme costituzionali o di legge elettorale, servono entrambe e noi ci siamo fatti carico di far procedere il treno delle riforme. Ma questo non deve impedirci di dire che la legge uscita dalla Camera non è ancora una buona legge e va migliorata su punti di fondo, liste bloccate, una soglia troppo alta per l'accesso al Parlamento delle forze non coalizzate, l'assenza di una norma sulla democrazia paritaria. Quel treno doveva partire e noi abbiamo fatto bene a sgombrare i binari. Ma io lo voglio dire qui, a voi, alla fine di quel percorso, questa almeno è la mia convinzione, alla fine di quel percorso noi non possiamo votare qualunque cosa. Perché in gioco sono principi scolpiti nella prima parte della Costituzione. E allora su questo punto, quando arriveremo al momento della verità, e parlo per me, io non sono disposto a sacrificare la Bibbia costituzionale sull'altare di uno scambio politico. Quindi aiuteremo le riforme che debbono essere fatte, che sono decisive per il futuro di questo Paese, con lo spirito più costruttivo e più leale, ma dobbiamo farlo rivendicando sempre i principi e il merito delle scelte. Ecco, come vedete, 3 mesi, non flash, invece è cambiato davvero molto e io penso che guardare questa novità per ciò che è sia la sola cosa giusta da fare. E guai a noi se ci raccontiamo una realtà che non esiste, perché, come dire, andremo a farfalle nel momento in cui ci viene chiesto l'opposto. Ci vengono chiesti realismo e concretezza. E allora per realismo io vi dico che, non so voi, ma io nel mio partito, conta poco, ma insomma ognuno parla per sé, io nel mio partito non ero mai stato in minoranza. Ora, in sé non c'è nulla di male, d'altra parte le primarie quello hanno detto e con tutta chiarezza, però c'è qualcosa che va oltre i numeri, che viene prima dei gazebo e vive anche dopo, ed è l'atteggiamento che hai verso le cose. Io non so come lo si possa chiamare, forse è questo lo spirito del tempo. Però conta, soprattutto quando attorno a te le cose cambiano. E in questo il popolo dell'8 dicembre ha detto la sua senza troppi giri di parole. Ha detto: abbiamo vissuto una stagione,
adesso è giusto chiuderla. E lo facciamo con chi da quella stagione ai nostri occhi appare più lontano per i modi, il linguaggio, l'età. Non abbiamo certezze, è che vogliamo una speranza e oggi la speranza sta lì. La sintesi è rapida, anche un po' brusca, però rende l'idea, no? Speranza, cambiamento, la rottura degli schemi, tutto di là. La continuità col passato da questa parte. È stata una chiave molto poco generosa? Secondo me sì, lo è stata, io l'ho detto da subito. Però noi non saremmo sinceri se negassimo che quel sentimento una ragione ce l'aveva. E guardate, non per le colpe di questo o di quello, e neppure per un episodio sugli altri. No, io penso che un fondo di verità stava nel tempo che si è consumato senza che la sinistra abbia avuto l'ambizione di ripensare il mondo, l'Europa e il mondo. Io lo so, scusate, lo so che la parola è generica, lo so, la parola è generica e anche retorica, il mondo, però guardate che di quello si tratta, l'economia, le città, la vita delle persone, e poi diseguaglianze, e popoli liberati, e barconi, e conflitti, e invenzioni, e trapianti. Il mondo è tutto ciò che fa del nostro tempo qualcosa di irriducibile al passato e di non detto sul futuro. Ecco, a un certo punto è come se noi avessimo smesso di pensarlo il mondo, è un altro mondo. Non è che non lo abbiamo studiato, abbiamo letto un sacco di roba, e in parte l'abbiamo anche compreso, perché c'è gente che scrive cose intelligenti. Semplicemente noi abbiamo creduto che i margini per cambiarlo si fossero ristretti, così, all'improvviso. Sì, potevamo raddrizzare le cose, migliorarle, ma cambiarle davvero, radicalmente, no. Quella era una prova troppo grande per noi. Era un mestiere da profeti o da papi, ma non più della politica. Io penso che una parte dei problemi viene da lì, da questo pudore, se volete, da questo timore, o se volete, da questo realismo. Fatemelo dire con un esempio. Prendete il pareggio di bilancio in Costituzione. Quello è un punto di vista, è una teoria economica. Ditelo a uno studente che passa i pomeriggi a leggere i testi sacri di Keynes e vi dirà, ma che roba è questa? Non Keynes, il pareggio di bilancio. Tu metti quel vincolo come un cappio sulle scelte dei governi e quando ti piove addosso una crisi tipo questa, che fai? E Keynes, che era un liberale, lo ha spiegato nell'altro secolo. Quando le cose vanno, l'economia allunga, passo lungo, la gente lavora, è bene che lo Stato sia misurato e guardi lontano. È il tempo della parsimonia. Ma se l'economia è sott'acqua e hai il 13% di disoccupati, allora lo Stato che predica il rigore, il paese, lo uccide. E però non è un dettaglio, e fanno bene Fassina ed Attori a voler discutere e modificare quella norma. Perché poi possiamo parlare di tutto, di mercato del lavoro, welfare, innovazione, ma come ci siamo arrivati noi a votare il pareggio di bilancio nella Costituzione? Me lo chiedo perché è giusto criticare l'Europa della burocrazia e di parametri senz'anima, ma avrà un peso, no? Se vogliamo capire come siamo arrivati dove siamo, avrà un peso, no, se per anni quella visione, quella politica, noi in parte l'abbiamo subita. Perché se tu ti alzi e punti il dito contro una linea che ha fallito, quello che hai detto e che hai fatto prima conta. E se per un tempo tu accetti le regole e la morale degli altri, se al massimo coltivi l'ambizione a spezzare il loro discorso con la tua punteggiatura, poi viene un giorno dove anche dire la verità può non bastare. E allora il punto non è che hai perso un'elezione, pesa un'altra cosa. Prendiamolo come un insegnamento sul dopo. Pesa che non puoi mai rinunciare al racconto del mondo per come ancora non è. La sinistra è questa, è sempre stata questo. Poi certo che in questi 30 anni l'onda della destra si è elevata altissima. È una sinistra che quell'onda ha cercato generosamente di cavalcare, c'è stata e ha avuto anche dei successi, ma l'onda non l'ha dominata. E questo conta. Giorni fa, Alain Touraine, con la saggezza dei vecchi, ha detto che dietro al voto francese vede l'assenza di un pensiero politico. I socialisti, secondo lui, torneranno a vincere quando sapranno declinare il tema di una nuova modernità. Se resta legata agli anni 80 e 90, concludeva lui, la sinistra perde.
È incredibile come un uomo di 90 anni ti dica che le categorie della sua vita non servono più a cambiare le cose. E ti dice che la sinistra, la parola sinistra, esiste se è capace di rinnovarsi, altrimenti recita un copione che non attira spettatori nuovi. E quel rinnovamento però non è solo un vocabolario più smart, più rock. La riscossa è un'altra idea dell'economia, della crescita. È l'idea che hai tu della democrazia e le forze che su quell'idea riesci a mobilitare. Ma come la intendiamo noi la democrazia in questo tempo segnato persino da una diversa umanità, più frammentata, eppure dotata di risorse, di chance, finora sconosciute? È un cambio antropologico, dicono alcuni con una parola che a volte un po' spaventa. Ma comunque tu lo voglia chiamare, è un mutamento che si trascina presso le nozioni della vita, del corpo, della coscienza che milioni di persone hanno di sé. Non è materia di filosofi, o forse sì, ma non solo. A dire queste cose è il pensiero più progressista e più radicale, e ci dice che bisogna costruire società dove un corpo di diritti fondamentali diventa l'anima, l'intelaiatura, lo scheletro della democrazia, diritti legati al rispetto della vita e della dignità, che nessuna logica della finanza può calpestare, che nessuna speculazione può ridurre a mercato e merce, che nessuna maggioranza può sequestrare. E lasciatemi dire, perché è successo l'altro ieri, che è vero, noi abbiamo perso malamente un referendum impossibile, ma la Corte Costituzionale ha letteralmente smontato pezzo dopo pezzo quella legge assurda sulla fecondazione assistita. E allora forse un fondo di verità ce l'avevamo, ma per questo, al di là dell'aspetto tecnico, per questo, perché è la democrazia a trasformare gli individui in cittadini, e questa è anche la premessa di una rinascita dell'economia, di un ripensamento profondo dell'economia, della natura della scienza economica e della società. Il punto è come fare di tutto questo una battaglia che riguarda la nostra visione dell'Europa, perché non puoi ridurre tutto a trattati, a spread. A metà dell'altro secolo l'Europa cambiò verso, che è uno slogan bello, e Dio solo sa se lo cambiò per davvero il verso, piantando un cuneo tra la barbarie e la civiltà, tra la guerra e la pace, tra i sciovinismi, i nazionalismi e l'integrazione politica. Ma noi oggi possiamo fare a meno di qualcosa di simile? Di diverso nella sostanza, ma di uguale nell'ambizione? E allora vedete, l'idea... E siamo qui per questo, poi alla fine siamo qui per questo, l'idea che destra e sinistra non abbiano più un senso perché i valori sono gli stessi e contano solo le soluzioni tecniche, è una strada che non guarda avanti a noi, ma insiste, secondo me, nell'errore di ciò che abbiamo alle spalle. Insomma, chi è più moderno, chi è più immerso, quasi sprofondato in un tempo come il nostro? L'eredità di Bobbio e la descrizione di una società dove non tutti hanno uguali diritti e dove quella diversità consegna un'anima e un corpo alla politica. Oppure i filosofi di un mondo piatto, dove delle diseguaglianze si può al massimo mitigare l'urto. E basta la velocità, che è una parola molto presente nel nostro dibattito pubblico di questi mesi. E basta la velocità, basta la rapidità a sciogliere questo nodo. Che poi anche la rapidità, non so voi, ma a me ti fa pensare. È una parola bella, però ti chiedi di cosa davvero si parli. È la rapidità dei gesti? Delle parole? O la velocità nel capire dove va a cadere la vita delle persone? Un paio di giorni fa la direttrice del Fondo Monetario ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. È un'intervista piena di cose giuste, ad esempio sul lavoro delle donne, come replica i guasti della crisi. Poi, quasi alla fine, Massimo Gaggi è il giornalista che fa le domande, Gaggi fa cenno al dialogo sulle ingiustizie tra il presidente Obama e il Papa. E la domanda che rivolge alla direttrice è: ma dove si colloca il Fondo Monetario in un confronto così decisivo sulla distribuzione del reddito a livello globale? E la risposta colpisce, perché la signora Lagarde dice che da tempo loro a Washington se ne stanno occupando con delle ricerche molto serie e molto rigorose. E spiega che quelle equipe, immagino di altissimo profilo e competenza, di analisti sono giunte a due conclusioni.
La prima è che le diseguaglianze dei redditi non favoriscono la crescita. La seconda è che l'idea che la redistribuzione del reddito non aiuta la ripresa dell'economia, con ogni probabilità è un'idea infondata, con ogni probabilità. E a quel punto, no, a quel punto, io ho letto questa cosa, a quel punto uno ha un sollievo, no? Ma poi ti fermi un istante e rifletti e ti dici, ma come? 7 anni di crisi, questa crisi, un ceto medio sradicato, un paio di generazioni sul ciglio, l'Europa capovolta. Ecco, non si poteva capire prima che dietro tutto questo c'erano esattamente le conclusioni alle quali ricerche molto serie sono approdate l'altro ieri? E se volete, la nostra domanda è, a proposito di quella bella parola, ma perché la rapidità deve valere quando si tagliano i salari e le pensioni, mentre il viaggio mentale di una classe dirigente nel comprendere il peso delle sue scelte è sempre così incredibilmente lento nella dimensione del potere? Io lo so che la domanda è retorica, lo so benissimo, ma la risposta no. La domanda è retorica, ma la risposta no. E sta quasi tutta in una parola antica, che è la politica. Se la politica arretra, si ritrae, il mondo verrà governato da logiche diverse e a volte lontane dal diritto e dai diritti, dalle libertà e al limite dalla democrazia. Non è poco, ma è anche questo che giustifica il senso di ciò che siamo, se noi scegliamo tutti insieme di non essere una minoranza e tentiamo nuovamente di essere un pensiero. È un pensiero sul mondo. È su questo. È un pensiero su questo nostro paese che non si salva continuando a svalutare il lavoro nella combinazione tra ricchezza privata e miseria del pubblico. Per cambiare questo paese non basta un nuovo patto democratico. Le riforme sono decisive. Serve un nuovo patto civile, un nuovo patto sociale tra il nord e il sud, tra le generazioni, perché la vera pacificazione, oggi, fuori da qui, la vera pacificazione non è tra noi e la destra. A parte che vedo che una parte della destra va all'estero, non si sa bene dove si... Ma la vera pacificazione non è tra noi e la destra, è tra gli italiani e la democrazia. Ecco, per tutte queste ragioni, vado a finire, io credo abbia ragione Alfredo Reichlin, che saluto, è qui in seconda fila. Per tutte queste ragioni, io credo abbia ragione Alfredo quando spiega, a modo suo, ma io l'ho sempre trovato un modo seduttivo, perché il paese si salva se si salva da sé. Per dove siamo arrivati e per ciò che siamo, questa è la prova che ci sta davanti e che segnerà il destino, che parola importante, impegnativa, molto più di rapidità, il destino della generazione che oggi ha fatto il suo ingresso dalla porta principale sulla scena del potere, del vero potere di questo paese. È una svolta storica, io ne sono consapevole, tutti noi ne siamo consapevoli. Matteo Renzi è la guida di questo processo e va sostenuto e aiutato a fare scelte giuste e buone riforme, ma la ricostruzione del paese, la ricostruzione di un'etica pubblica, di una democrazia sfibrata, questo non lo fai se tu non ridai un potere al popolo. Non lo fai se al popolo non restituisci la parola e la certezza che torna a contare e a condividere un pensiero, una lingua, una meta. Francesco rivoluziona la Chiesa anche perché al suo popolo restituisce tutto questo. Ma se lo fa il Vescovo di Roma, possiamo non farlo noi. E allora torna l'idea del tempo che abbiamo da attraversare. Io provo a dirvelo a modo mio, per come lo sento. Walter Veltroni ha dedicato a Berlinguer un film molto intenso. Sono passati 30 anni da quelle vicende, ma chi ha conosciuto l'uomo, proprio l'uomo, la persona, è il leader, una volta me lo ha descritto così, virgolette, mi ha detto, vedi, lui era in questo mondo, ma non era di questo mondo, chiuse le virgolette, e voleva farmi capire quale fosse la radice del suo essere un uomo di parte, per molti versi, di una parte sconfitta. A noi è dato un tempo diverso,
Io credo che noi dobbiamo essere fino in fondo in questo mondo e di questo mondo, ma questo non vuol dire subirlo con me, non vuol dire rendere al massimo le cose un po' meno ingiuste, non vuol dire, lasciatemelo dire qui, non vuol dire tornare, è un cruccio che io ho dentro di me da tempo, non vuol dire tornare in silenzio ad un accesso patrimoniale alle cariche elettive. Ma noi, quanti precari, disoccupati, quanti operai, quanti giovani con un paio di master eleggiamo con le primarie? Qualcuno sì, per fortuna e per merito loro, ma qualcuno. E allora nessuno qui vuole tornare ai miti e ai riti di prima. Sappiamo che la missione del nostro tempo è cambiare l'Italia, ricostruirla come è accaduto in un'epoca lontana, ma se parliamo di questo servono la sinistra e la politica. E però se questa è l'impresa, e le ultime cose che vorrei dirvi sono proprio su di noi, non ha senso riparare ciascuno in un ambiente più piccolo e più sicuro. Serve aprirsi, allargare il confronto e la sfida. Serve rinunciare noi per primi all'idea che la sorte di un grande partito riformista stia tutta dentro le mura, le pareti delle istituzioni, perché non è così, non è mai stato così nella storia, perché tanto di buono è fuori da quei palazzi, perché certo che contano le decisioni del Parlamento, ma non bastano. Conta la presenza nella società, l'idea di partito che hai, perché ci abbiamo messo 20 anni, ma dovremmo avere capito che se tra il potere e la vita delle persone non c'è una terra di mezzo, non ci sono movimenti e forze sociali e interessi che si organizzano, alla lunga anche quel potere è più fragile ed è più esposto ad un antiparlamentarismo che nella storia lunga dell'Italia e dello Stato veramente sconfitto non lo è stato mai. È come in un fiume carsico, ogni tanto riaffiora, più forte e aggressivo di prima. Per tutte queste ragioni io penso che noi possiamo uscire da qui oggi con un'indicazione chiara, nel senso che se davvero è cambiato molto, sta cambiando molto, e se davvero una specie di rivoluzione si è affacciata, ecco, se è così, la domanda è come piegare questa rivoluzione nella direzione giusta, almeno se vogliamo collocare in questo nuovo inizio i valori di un riformismo che non conosca le subalternità, alcune subalternità culturali degli ultimi 15 o 20 anni. Io penso che lo si debba fare con degli impegni, alcune tappe, anche organizzative, tappe che discuteremo, ma che in questi mesi mi sono state chieste da tanti come lo strumento per rimettersi a camminare. E per questo entro l'estate io vorrei ragionare con voi di due appuntamenti, uno sul mondo che cambia, pensa quanto poco alziamo lo sguardo anche noi verso quello che accade tra Mosca e la Crimea o nel cuore del Mediterraneo e l'impatto che tutto questo avrà sull'Europa, sull'Italia. Oppure, ne ho accennato, penso all'impatto, mi muovo in punta di piedi, un terreno che non è il mio, ma penso all'impatto di un pontificato che sembra orientato a incidere su vincoli secolari di dottrina, in una coerenza con la sua stessa genesi. Ma chi ce l'avrebbe mai detto che avremmo assistito in diretta radiofonica o televisiva alle prime dimissioni di un pontefice dopo 7 secoli e mezzo? È in coerenza, come lui stesso dice, con la parola del Vangelo. E l'altro appuntamento che potremmo tenere prima dell'Assemblea Nazionale dedicata allo stesso tema, dovremmo rivolgerlo ad una fotografia onesta del partito, di cosa siamo, di cosa saremo. E qui, guardate, qui lo dico con una punta di orgoglio, non di presunzione, ma di orgoglio. Qui le cose più giuste credo che le abbiamo dette noi. Abbiamo detto che non potremo essere mai solo una somma di comitati elettorali, perché è una logica che già adesso ci divora dall'interno. E per reagire servono due condizioni, ed è l'ultima cosa che vorrei dirvi. La prima è organizzare un campo, è un cammino. Guardate, lo so, mi è stato rimproverato da alcuni di non avere accelerato il passo nei mesi scorsi su questo punto. Se non è accaduto, sarà certamente perché l'organizzazione non è il mio forte, al pari di altre materie, ma insomma, in quelle effettivamente non sono mai distinto. Però quel limite, credetemi, è nato solamente dalla volontà di unire, di tenere assieme questo campo e, se possibile, di allargarlo. Io credo molto nell'unità tra di noi, ma penso anche sia un dovere difendere le idee nelle quali crediamo. E allora, per primo, io voglio dirvi che questo viaggio va proseguito, ma non può essere un viaggio solitario dove ognuno marcia per sé. Io lo vorrei fare
con una leadership plurale, fatta di donne, uomini, di giovani e di esperienze. Vorrei farlo con i profili più autorevoli del gruppo dirigente che c'è, ma soprattutto dando valore ai territori, a chi la politica la organizza, con passione. Per questo oggi io ho finito. Per questo oggi io voglio ascoltare, ma vi dico fin da ora che dobbiamo uscire da qui. Secondo me, è la mia opinione, con l'impegno a dar vita ai comitati promotori di una sinistra democratica, larga, rinnovata, che stia dentro questo nuovo inizio. Comitati aperti, inclusivi, in ogni città e perché no, dovunque sia possibile, in ogni circolo, per raccogliere una parte di quel tanto di buono che fuori da noi. E con lo stesso spirito di apertura, io penso a comitati per temi, campagne, progetti, perché il partito che sarà, diciamocelo francamente, non tornerà più quello di prima. Ed è giusto così, ed è giusto che il cambiamento avvenga, ma devi capire come affrontarlo, come traduci nella concretezza la tua concezione dei diritti, come immagini, come elabori, immagini, pensi una nuova economia al servizio della persona e non più l'opposto. Come ripensi radicalmente le forme della partecipazione, il suo linguaggio. Insomma, io vorrei proporvi di pensare, di costruire una rete a maglie larghe che si sappia incontrare, organizzare e unire, insisto, unire. Mi diceva Bersani giorni fa, questo è il tempo di gettare le reti, la raccolta verrà più avanti, e ha ragione, ma proprio per gettare quelle reti noi dobbiamo allargare il campo e ripartire, perché è il solo modo per far avanzare idee, contenuti, persone. Poi, guardate, questa è davvero l'ultima battuta. Sappiamo tutti che al Congresso la nostra mozione ha avuto il sostegno di culture e componenti diverse. Io non solo le rispetto, ma le ringrazio, tutte. Così come rispetto, e ho moltissimo da imparare, da associazioni che già ci sono, penso al percorso di Rifare l'Italia, ad altre che stanno nascendo, come l'Area Riformista o il Campo Democratico di Goffredo, che è qui e tra poco parlerà, e altre ancora che magari si formeranno. Ma io sento il dovere di chiedere a tutti noi, e a me per primo, una generosità di questi punti di vista. Facciamo ogni fatica per unire e per unirci, almeno io continuerò a lavorare per questo, ma detto questo, sento il dovere verso chi questa ripartenza la vuole, di riprendere il cammino operativamente, organizzativamente, e farlo subito prima che alcuni scelgano la via di un ritiro silenzioso, perché vedete, magari non debbono candidarsi ad alcunché, ma pensano questi alcuni che in un partito collettivo si milita se c'è una, quello diceva una nuova frontiera tanti anni fa, se c'è una nuova frontiera da raggiungere. Davanti a noi ci sono potenzialità che a volte neppure vediamo, ma noi dobbiamo sentire l'ansia, l'angoscia di riprendere la via, ma un'ansia positiva, una tensione tutta positiva, perché le idee sono belle, belle cose le idee, ma se ami la politica devi sapere che le idee camminano sulle gambe delle donne, degli uomini, e quindi apertura certo, ma costruiamola una rete associativa di idee, campagne, diamoci assieme gli strumenti per combattere, perché senza un metodo, senza riferimenti, senza luoghi dove discutere e agire, anche lo slancio più sincero alla fine fa fatica. Io l'ho toccato con mano in questi giorni in assemblee partecipate a Bologna, Torino, Milano e altre ne faremo. Sono momenti fondamentali perché o noi usciamo tutti noi dal quadrilatero dei palazzi romani e torniamo a costruire cultura politica e a fare democrazia dal nord a Lampedusa, o noi facciamo questa scelta, o saremo risucchiati in una logica del potere fine a se stesso. Ma in quel caso io penso non saremo più noi. E guardate, lo so che dopo una battaglia persa è più difficile, ma al fondo, quello che volevo dirvi questa mattina, scusate la lunghezza, ma al fondo io sento, in questi mesi, in queste settimane, io sento che noi abbiamo perso delle primarie. Caspita se le abbiamo perse. Ma non abbiamo smarrito il senso di una sinistra da reinventare. Servono fantasia, coraggio, passione. Poi saranno le nostre scelte, le nostre coerenze a dire chi siamo e quanti siamo. E il problema, credetemi, non è questa o quella persona. Ma davvero pensate che non sappia io per primo che dobbiamo lavorare, investire su una nuova generazione che peraltro già è in campo e dà buona prova di sé? Io mi permetto solo di dire che conviene farlo nel nome di una visione,
non di un gruppo o di una componente, è tutto qui. Però credo sia molto, lo penso perché se non vogliamo ridurre la crisi della democrazia ad una questione di procedure, dobbiamo avere il coraggio di andare oltre i nostri limiti, e si può fare. La ricordate, la conoscete quella storia, oppure una leggenda, non so, non me ne intendo, però io l'ho letta e mi è piaciuta molto, dell'aquila e del tacchino. Pare, non sono un esperto, che se tu disegni, ascoltate, è la cosa più importante dell'introduzione, pare che se tu disegni un cerchio di gesso intorno ad un tacchino, quello resta prigioniero, soggiogato, e non è capace di uscire da quella prigione immaginaria. L'aquila invece è tra gli animali più longevi, vive 30-40 anni, e a quel punto però il becco e gli artigli sono così deboli che non riesce più a cacciare le prede. Anche le ali sono più pesanti, le penne sono invecchiate, e le diventa difficile persino alzarsi in volo. E a quel punto l'aquila è davanti ad una decisione. Può lasciarsi morire, oppure può affrontare una rinascita dolorosa che la porterà ad una seconda esistenza. È una storia bellissima. Perché se l'aquila lo fa, se compie questa seconda scelta, allora si ritira in alto sulla montagna e inizia a sbattere il becco contro le rocce fino a distruggerlo, e poi aspetta con pazienza che si riformi. Quando avrà un becco nuovo, potrà strapparsi le unghie vecchie, e quando anche quelle saranno ricresciute, si libererà anche delle vecchie penne. E poi, alla fine di questo sforzo incredibile, passati più o meno 5 mesi, finalmente spiccherà il volo e tornerà a vivere per altri 30 o 40 anni, o meno, credo. Ora guardate, anche se in modo molto meno cruento, forse qualcosa del genere vale anche per noi. Accettare l'idea del mondo, di chi ci disegna un cerchio attorno, oppure cambiare tutto quello che dobbiamo cambiare, ma per tornare a scegliere. Pierluigi, almeno io, quella cosa del tacchino sul tetto l'ho sempre letta così, come l'idea che dopo il congresso, che dopo il congresso, dopo le primarie, dopo tutto quello che è stato, noi dentro il cerchio non siamo nati per restarci. Vi ringrazio.